sopravvivere, ma non come zombie. Con gli strumenti finanziari messi in campo e progettati finora, la prospettiva è di uscire dalla corona crisi nel giro di 4-5 anni, ma non con un'economia e una società sane, bensì azzoppate e zombie croniche, sorvegliate da stormi di droni volteggianti a mo' di avvoltoi e sotto un apparato orwelliano di polizia bioelettronica e di controllo dell'informazione. Per evitare un tale esito occorre infondere vitalità, galvanizzare il corpo sociale, dandogli non solo la moneta, i mezzi monetari che gli servono, ma anche appetiti, euforia, slancio, voglia di fare, anche di far figli, le prospettive progettuali, cioè che il capitalismo finanziario assoluto e terminale, market friendly, stava finendo di spegnergli quando arrivò il virus. A questo fine, un'adeguata offerta monetaria non è sufficiente. Bisogna che la moneta sia usata. E non è sufficiente nemmeno che sia usata. Bisogna che sia usata bene e circoli rapidamente. Che ci sia voglia di comprare e di investire. Cioè un'idea stimolante e buona del domani e del dopodomani è necessaria. La cura per ottenere ciò è culturale, comunicativa. Parte dal togliere la cappa mortifera calata sulla gente dalla falsa dottrina mainstream che la moneta sia intrinsecamente scarsa, che sia intrinsecamente costosa, che possa essere resa disponibile solo contraendo debiti o realizzando un avanzo primario o prelevandola con le tasse dai cittadini o con un pari risparmio. L'unico vincolo monetario reale è quello qualitativo, ossia spendere bene, spendere la moneta in modo che produca effettiva ricchezza e che aumenti l'efficienza del sistema attraverso investimenti infrastrutturali. L'unico limite è quindi la capacità sistemica di usare bene la moneta. E questa è una materia politica e scientifica, non contabile. I contabili devono seguire e rendicontare. Guai se continuano a guidare e a progettare come tuttora stanno facendo. Perciò, propositivamente, lo Stato innanzitutto stampi ed emetta stato note senza debito, legalmente valide per il pagamento di ogni debito pubblico e privato, solo entro il territorio nazionale. Non sono vietate tale monete, tale banconote dai trattati europei, e le usi per sostenere la popolazione, le imprese e per finanziare se stesso. Lanci un programma decennale di pubblici investimenti in infrastrutture materiali e immateriali che metterà in moto gli investimenti privati, i quali a loro volta creeranno posti di lavoro reali e salari con cui alimentare la domanda interna. Usi le banche pubbliche per finanziarsi in euro presso la Banca Centrale Europea ai tassi intorno allo zero, come consentito dai trattati. Emetta obbligazioni straordinarie del tesoro al portatore ad alto rendimento, riservate alle persone fisiche e alle società di persone italiane, da comprarsi in euro, ma da rimborsarsi poi con interessi in stato note. Così lo Stato raccoglierà euro per le esigenze a breve. Emetta non mini bond, che andrebbero subito e direttamente ad aumentare il deficit, bensì SCOT, simboli di compensazione tributaria trasferibili con cui pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni immediatamente, 40 miliardi. I percettori degli SCOT potranno usarli per pagare o debiti propri verso quei terzi che li accetteranno, oppure i tributi alla pubblica amministrazione. E questa, una volta ricevuti così in restituzione, potrà a sua volta usarli nuovamente per pagare altri debiti. Il tutto andrà ad aumentare la disponibilità monetaria e la circolazione monetaria. Istituisca ancora un ente pubblico che garantisca il pagamento dei debiti ipotecari e consenta la loro maturity transformation, onde impedire l'imminente marea di svendite immobiliari, per la quale già le agenzie immobiliari italiane si stanno attrezzando per trattare con compratori prevalentemente esteri. Arrivederci.